Scuola e Covid-19, è ancora caos. A poche settimane dall'avvio delle lezioni restano ancora dubbi e incertezze. Il 1° settembre si partirà con il recupero degli apprendimenti, mentre il 14 inizierà ufficialmente l'anno scolastico. Ma con quali modalità? Manca ancora un accordo tra governo e regioni e diversi sono i nodi da sciogliere, come quello dei trasporti o delle mascherine in classe. Questi ragazzi che torneranno a scuola, mascherine, banchi, che cosa ne pensa? Ma io penso che sia una cosa da vedere per bene, perché è una cosa pericolosa questa. Certo che tenere i bambini in classe con la mascherina non sarà facile, anche coi banchi, però se sono cose necessarie bisogna farlo, secondo me è giusto. Per me non va bene, perché tante ore in scuola i ragazzi con le mascherine, per me non va bene. Troppo tempo. Sui ragazzi, quanti si sentiranno male perché non riescono a respirare? Che cosa si potrebbe fare secondo lei? Predisporre delle aule in più, se fosse possibile? Più aule e più banchi, più aria, cioè l'aria. Io penso che quelli piccolini fino a 10 anni magari è anche molto difficile poterli tenere lì con la mascherina tutto il giorno. Per gli altri penso che sia una cosa giusta, sì. Lei che cosa ne pensa? No, lo stesso, non vedo possibile che un bambino di prima, seconda, terza, quarta elementare, anche quinta, possa sostenere 5-6 ore la mascherina, cioè, perché è assurdo. Poi come riesce a controllarli, cioè, nel momento che se la tolgono? Ci sono ancora molti dubbi e incertezze sul ritorno in classe, avete ricevuto disposizioni? No, ancora non abbiamo avuto nessuna istruzione dalla scuola, quindi non sappiamo se dovranno indossare la mascherina o no, e vediamo, insomma, non sappiamo neanche bene a che ora entreranno, si divideranno le classi, ci sono solo voci di corridoio al momento. I ragazzi cosa dicono per le mascherine? Sono preoccupati? Insomma, tenerle tante ore si preoccupa un po'? Più che altro quello, sarà un po' palloso tenerla tutto il tempo, però tanto non si può fare diversamente. Bimbi torneranno in classe a settembre, mancano poche settimane. Avete già sentito di questo un po' caos, mascherine, non mascherine? Abbiamo già sentito e siamo un po' preoccupati, perché secondo noi le strutture della scuola sono spesso vecchie e quindi non è detto che si riesca a mantenere la distanza sociale fra dei bambini poi piccoli come il mio, che per quanto abbiano già capito tutto, per quanto gli abbiamo già spiegato tutto, è difficile per gli adulti mantenere la distanza, figuriamoci per dei bambini. Oltre alle distanze, invece, per le mascherine da tenere per tante ore, cosa dice? Allora, io credo sia, è già complicato per un adulto tenere una mascherina per tante ore, figuriamoci per un bambino. Cioè il mio ha già detto, per esempio, che secondo lui ogni ora bisognerebbe dare a tutti i bambini 5 minuti all'aria aperta per potersi togliere la mascherina e respirare. Quindi lui ha già dato la sua soluzione, ecco, per dire. Cioè, per farci capire che probabilmente non ce la fa a tenere una mascherina per 5-6 ore consecutive.